Di Motor Italia, cioè le piccole e medie aziende che fanno muovere il paese, piccole che sono piccole oggi e che diventano, stanno diventando grandi, che speriamo diventeranno grandi con i loro imprenditori. Ne abbiamo due particolarmente significativi su due piani diversi. Luca Businaro, che è amministratore delegato di Novation Tech, e Alessandro Barin, fondatore e CEO di Futura Sun. Alessandro Barin è collegato con noi dalla Cina, perché è lì che Futura Sun lavora. Barin ha creato uno stabilimento in Cina per fabbricare delle cellule fotoelettriche producono, che poi vende in Europa. L'azienda nel 2020 ha fatturato già 30 milioni ed è un esperimento, credo, unico. Da Padova, Barin era andato in Cina per motivi di studio, ha poi sviluppato delle conoscenze e un entusiasmo anche da imprenditore per portare la tecnologia italiana in un mercato che, come sapete, è il mercato che è il maggior produttore mondiale di tecnologie della produzione di energia da fotoelettrico, però è riuscito a crearsi una nicchia e dai pochi milioni di fatturato di qualche anno fa oggi sta arrivando a delle cifre molto interessanti e l'ambizione è ovviamente di andare anche molto più avanti. Ecco Alessandro, dove volete arrivare e con quali mezzi? Buonasera, si sente? Si sente bene, si sente benissimo. Da dove ci sta parlando? Da dove ci sta parlando? Pronto? La sentiamo bene. Da dove ci sta parlando? Io vicino a Shanghai, dove abbiamo gli uffici, adesso qui sono le 10 di sera. E beh, Futura Sun appunto in realtà è un'azienda veneta al 100%, che però ha trovato il suo sviluppo in Cina, perché in Cina è dove c'è l'ecosistema per poter far crescere un'azienda che produce moduli fotovoltaici. Purtroppo in Italia e in Veneto non ci sono più le premesse per poter costruire, assemblare questo tipo di prodotto. Di fatto siamo l'unica azienda italiana che ha deciso di fare questa scelta e venire in Cina per seguire il mercato cinese, ma anche per seguire, continuare a seguire il mercato italiano e il mercato europeo, per un prodotto che appunto in Europa ormai non esiste quasi più. Qui esiste un ecosistema che ti permette di avere accesso da una parte alla finanza, ma anche da una parte al supply chain, che negli ultimi 15 anni è cresciuto in maniera molto, molto, molto importante, in un modo che non è cresciuto da nessuna altra parte del mondo. E questo grazie comunque sì appunto ai tanti anni di vita, più di ormai sono 21 anni che abito in Cina, quindi ne ho 41, quindi più di metà vita ormai in Cina. Questo mi ha aiutato sicuramente molto a mettere le basi per lo sviluppo di questa azienda, che quest'anno fatturerà 40 milioni di euro, però effettivamente con un ecosistema come quello cinese le vie sono veramente infinite, dipende un po' dalla volontà, dalla voglia di combattere, dalla voglia di crescere, dalla voglia di mettersi in gioco. Qui le opportunità sono quasi illimitate, la supply chain è qui, basta fare delle scelte e si possono veramente avere dei numeri spaventosi con il mercato cinese, ma con il mercato mondiale ovviamente da qui.
Alessandro, ci parli un attimo di questo ecosistema a cui lei accenna spesso, cioè che cosa significa in termini concreti produrre lì, che aiuti si hanno, che relazioni bisogna mettere in piedi, bisogna stare 20 anni in Cina per poter arrivare al suo livello o basta anche meno? Basta sicuramente anche meno, io sono... Chiaramente ho fatto anche esperienze pregresse, ma in realtà ci sono due fattori importanti che in Italia non ho trovato quando ho aperto la società 10 anni fa. Diciamo l'ecosistema economico-finanziario che è un po' basato forse sul modello americano, quindi molto aggressivo a livello di finanza, in cui con un buon business plan in mano si riesce ad attrarre investimenti in maniera più magari... In Italia siamo un po' più, in Italia o comunque in Europa siamo più conservativi nel tipo di investimento che viene fatto a livello industriale, mentre in Cina si riesce ad avere uno sbocco, un accesso più facile alla finanza perché c'è la voglia di crescere e una maggiore apertura al rischio. Questo è sicuramente un fattore. Il secondo fattore è l'accompagnamento del governo, ma non nel senso che il governo dà dei finanziamenti a fondo perduto oppure dà degli aiuti sleali, così a volte interpretati, ma si tratta di un accompagnamento del governo a una qualsiasi azienda, che sia cinese o che sia occidentale, a far crescere, perché il loro obiettivo centrale, ma poi che viene demandato ai governi locali, è quello di far crescere le aziende che vengono a investire. Quindi vuol dire accompagnarti a un percorso, aiutarti a scegliere il terreno, aiutarti a scegliere la posizione, aiutarti a farti vendere, a farti partecipare di bandi per poter vendere il tuo prodotto magari inizialmente a livello locale, poi magari a livello anche nazionale. Quindi è proprio una volontà del governo locale di far crescere, perché sanno che se cresci sì, assumi persone, ma poi hai anche ovviamente un gettito fiscale, che è quello che poi loro puntano, ovviamente paghi tasse, guadagni, fai fatturato, fai margine, paghi delle tasse e quindi fai crescere l'introito statale. Ecco. E non c'è, problema se sei... E non c'è, in più Alessandro, e non c'è problema se sei italiano o francese o tedesco, insomma. Basta che l'azienda cresca, non c'è discriminazione da questo punto di vista. Non c'è una vera discriminazione. Anzi, a volte preferiscono avere a che fare con gli occidentali perché magari li vedono più seri o più responsabili o comunque... Sì, quindi dipende anche dal periodo, però non c'è una generale... Sulla carta non c'è nessuna discriminazione. Certo, e in questo momento, come ci ha raccontato, è un momento particolarmente favorevole. Le potenzialità, diceva prima, sono davvero infinite, anche perché, come sappiamo, al 2060 l'obiettivo è la decarbonizzazione, ma per arrivarci bisogna fare in fretta, anche se il 2060 è lontano. È così? Sì, la strada per la decarbonizzazione è abbastanza lunga, è molto difficile, però effettivamente c'è un forte supporto, una forte spinta a livello governativo Cina, ma in realtà anche in tutto il mondo, ormai anche in Italia, anche in Europa. C'è una strada, quindi sicuramente le premesse ci sono, supply chain è molto instabile in questo momento, non solo il nostro fotovoltaico, e quindi non è facilissimo muoversi. Cioè mancano le materie prime? Sicuramente interessante. Mancano le materie prime? Rispetto al fabbisogno e la richiesta che c'è, mancano le materie prime, manca il polisilico. Ho capito, e i prezzi sono aumentati? I prezzi sono aumentati perché il supply chain appunto non riesce a soddisfare la domanda mondiale in questo momento. Ho capito. Quindi è un momento, da questo punto di vista, abbastanza di transizione, ma comunque si riesce a lavorare, si riesce a produrre, mi sembra di capire. E si riesce a produrre, però sì, c'è un po' di disruption in questo momento nel mercato. Ci vorrà almeno un anno e mezzo, quando ci sarà più capacità di materia prima per tornare a una situazione un po' più normale. Ho capito. Però si lavora, c'è molta richiesta, alti e bassi del mercato, ma nel medio e lungo periodo, cioè, il mercato avrà una richiesta folle. Se si vuole decarbonizzare come si vuole decarbonizzare, tra vento e sole,
o produzione di idrogeno, quello che si voglia, comunque serve installare energie rinnovabili, ce n'è da fare per i prossimi 30 anni, 40 anni. Certo, il vostro obiettivo, mi diceva, sono i 100 milioni di fatturato, quando volete raggiungerlo? Entro quando? Noi vorremmo raggiungerli in 2-3 anni, però poi le prospettive sono... Dipende quanto vuoi, se fra 3 anni sono stanco, voglio iniziare ad andare in montagna, andare in pensione, io non ci arrivo personalmente, però chi nell'azienda ci vuole arrivare, ci può arrivare, sicuramente se si ha la voglia ci si può veramente arrivare. Beh, 41 anni credo che abbia abbastanza tempo davanti. E grazie mille, Alessandro. Lavorare in Cina è più... sì, ci stanca prima. Sono le 10 di sera e lei è ancora in ufficio. Grazie molto, Alessandro Barin. Grazie a lei. E buon lavoro. Luca Businaro, anche lei...